E secondo se me le lasci 10 km che le devasto tutte. Buongiorno ragazzi, sono appena tornato dall'allenamento, sto aspettando Andrea per recensire le Epic React 2. Come al solito diamo subito la parola alla scarpa, poi vedremo Andrea correre sul tapirulan a diverse velocità. Ovviamente questa scarpa è stata usata in mille condizioni, lanciata la versione 1 nel 2018, l'abbiamo recensita sul sito, poi qualche mese dopo è stata introdotta pure la versione 2, colpevolmente in ritardo ecco la recensione della scarpa, che tra l'altro dovevamo fare prima del lockdown. Vediamola, sentiamo Andrea e poi torniamo qui per due considerazioni finali. Days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Ciao Andrea, com'è andato l'allenamento con le Epic React 2? L'allenamento con le Epic React 2 è durato circa 2 mesi, perché le ho usate nel periodo di quarantena, le ho usate per fare di tutto. E cosa ne pensi? Allora, diciamo che ero rimasto scottato dalle Odyssey, ho usato le Legend React e non mi era piaciuta questa idea del React, proprio non me la facevo andare giù. Ho usato queste, per di più usate, mi erano state prestate, anzi erano da dare via, e erano 500 km, ho fatto gli ultimi 200 km io facendoci tutto. E a chi sono adatte secondo te queste Epic React 2? Guarda, è una scarpa sicuramente che non propongo per il lento, la proporrei per dei ritmi un pochino più veloci e un peso medio leggero, quindi sotto i 70 kg, 72 kg massimo, diciamo. Sono scarpe non, ripeto, non da lento, ma per ritmi da lento svelto o al medio. E secondo te per quali distanze possono essere utilizzate? Guarda, per me è una scarpa che in gara la possiamo usare ovunque, perché comunque la trovo abbastanza reattiva per una 10 km. E la trovo comunque abbastanza confortevole per una maratona, ovvio se stiamo sulle 3 ore massimo, 3 ore e 20, dopo non lo so, non le userei più. Diciamo che a 4,15, 4,30 al chilometro le userei, quindi 3 ore e 10 dai facciamo. Ma meglio per gli allenamenti che per la gara comunque? Dipende sempre dal parco scarpe che avete. Sicuramente io le ho trovate molto buone per gli allenamenti e ho sicuramente delle altre scarpe migliori per le gare, quindi cioè, ripeto, se non avete nient'altro, due scarpe, una per il lento, una per allenamenti e gare, questa qua la userò per allenamenti e gare. Sì, anche perché Nike aveva fatto una bellissima offerta nei giorni scorsi, se l'avete persa mi dispiace, comunque nelle prossime settimane probabilmente ci saranno altre offerte. E cosa ne pensi del grip della suola? Guarda, devo dire che non è male. In questo periodo, ahimè, di quarantena ho
correndo nei 200 metri di casa, ho provato delle scarpe tipo le New Balance 1080 che sull'acqua non mi scappavano via, invece queste qua le ho sentite abbastanza salde al terreno. Non avevo neanche paura a fare le curve secche, perché comunque ho provato a fare dei medi in questi piccoli tratti e riuscivo con le curve ad angolo ad impostarle bene. Chiaramente Pegasus e Vomero sono superiori e sicuramente anche i modelli della Adidas per il grip. Guarda, sì, perché Pegasus e Vomero sono abbastanza strane, si mangia via subito il carro armato, ma dopo rimangono lo stesso salde al terreno, quindi sì, come scarpe sono davvero strane perché sono super. E invece cosa ne pensi dell'intersuola React? Ne parlano tutti, era una rivoluzione 2 anni fa, adesso è entrata mainstream. Cosa ne pensi? Ti ripeto, su Odyssey, avendo provato solamente Odyssey e Legend, ti direi proprio no. Poi ho provato queste qua e invece devo dire che si comporta bene, cioè quello che dicevano, una scarpa reattiva e tutto si vede. È anche comunque relativamente ammortizzata. Ricorda molto le mie Skechers Goran. Sì, è chiaramente anche presente nella Zoomfly 3 il React, però ovviamente è mediato dalla suola in carbonio. Ma anche sulle Vomero hanno messo qualcosa. E quanto pensi che durino? Allora, qua è un discorso un po' strano perché a 500 km me le andate che erano praticamente nuove, le ho usate io per 150 km, l'ho praticamente devastata la suola. Quindi se la dovessi usare io la userei per 500 km, se la dovessi usare un'altra persona arriverebbe secondo me tranquillamente ai 700-800 km. Sappiamo che le Epic usano la Tomai in Flyknit. Che impatto ha questo sulla calzata e sul numero da prendere? Allora, il numero è stesso numero per me. Il problema del Flyknit è che ultimamente, allora, messe su per fare i lenti mi dà abbastanza fastidio perché mi sento un po' ballerino. Ai ritmi forti e invece le sento che si adattano come se fosse un calzino, ma ho idea che il Flyknit continui a darmi un po' di sofferenza muscolare, diciamo che mi stanca un po' di più rispetto a, per dire, una Pegasus che sta bella salda al piede o una Vomero, per dire. Questo problema lo sto notando anche sulle New Balance 1080, cioè il Flyknit è comodo ma mi stanca. E un altro consiglio che vi do: non correte con delle calze corte, perché un giorno ho fatto un'uscita con le calze un po' cortine e il collarino qua del tallone mi ha praticamente tagliato tutto zona tendine e la pelle, facendomi uscire sangue. E invece quali sono secondo te i punti di forza e debolezza di queste Epic React? Se guarda, punto di forza ti direi, cioè punto di forza e punto di debolezza ti direi già il Flyknit. Di forza perché ti ho detto che quando corri forte comunque sembra di avere un calzino, quando corri piano invece secondo me ti stanca abbastanza. Altro punto di forza secondo me è che sono comunque morbide ma molto reattive. Ripeto, sembrano le Skechers Goran che ho usato con piacevole sorpresa, perché correndo forte non mi stancano per assurdo, ma sono molto morbide. E quali sono secondo te le scarpe più simili a queste nel caso in cui uno dovesse trovare un'offerta su internet in questi giorni? Se non avete mai provato le Skechers Goran, che è la scarpa praticamente identica, ti direi, fammici pensare, boh, non lo so, perché è una scarpa un po' strana, cioè proprio comoda e morbida. Rimarrei forse sulle Rincon, per dire, che ho provato ultimamente. Non le Pegasus, perché le Pegasus sembrano un po' più durette e sicuramente il Flyknit cambia molto l'impostazione della scarpa. Ultima domanda mi è stata chiesta sui vari social e sul canale, quando è che testeremo queste famose Pegasus 37 che sembrano innovative e sappiamo che Nike aggiorna i modelli ogni 2 anni? Le ho viste, le prime immagini che avevo visto non mi piacevano perché sembravano delle scarpe entry level, invece dopo le ho viste dal vivo, ahimè, in qualche video e sembravano davvero carine.
colori abbastanza osceni, io ho puntato un azzurro da uomo, vediamo gli altri da donna che colori ci sono, perché le volevamo testare tutte e due, vediamo appena escono le prendiamo. E invece le Mylar React? Le Mylar React non le ho viste, non mi sono messo a guardarle. Sono appena uscite anche loro, non so se le testeremo, comunque sono una versione più ammortizzata dell'Epic React. E allora potremmo provarla. Va bene, grazie Andrea, ciao, alla prossima. Ciao Ciao. ragazzi, in conclusione siamo tornati qua in giardino, cosa dire di queste Epic React 2? Sono scarpe non sicuramente adatte a tutti, ma che comunque oggi troverete su internet, e metto qualche link qua sotto, ad un prezzo molto scontato, pari al 40 o al 50%, e quindi noi le suggeriamo, soprattutto per chi vuole utilizzare l'ultima tecnologia di intersuola. Ovviamente poi ci sono state delle evoluzioni Nike, per esempio l'Odyssey React che abbiamo recensito qualche mese fa e che troverete qua sopra. In tal caso la scelta sarà di una scarpa un po' più ammortizzata. Parlando di promozioni, in questi giorni Running Warehouse ne sta lanciando una sugli accessori, vi consiglio di guardarla qua sotto e se trovate qualcosa fatemelo poi sapere che così magari lo condivido nei prossimi giorni. E con questo è tutto, se vi è piaciuta la recensione mi raccomando like, commenti sempre qua sotto e nei prossimi giorni parleremo ancora di scarpe. Ora vi lascio, spero che gli allenamenti continuino, state forti e alla prossima, ciao! Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna